Inizio a lavorare in Italia e dopo alcune esperienze di lavoro sia in Italia che all'estero approdo anche tra le varie mie esperienze lavorative anche nel campo aeronautico. Cosa vuol dire questo? Che ho fatto una serie di iniziative nell'arco degli anni e questo che si vede alle mie spalle è l'ultimo progetto che ho realizzato. Per far questo è nata la Simulation Group SRL, che ha dato quel nome al centro che gestisce tutta l'attività, quindi il Flexing Center. Mi parlavi prima dei corsi propedeutici, dei corsi che state mettendo in atto. Che cosa sono questi corsi? Di cosa parlano? Allora, sono dei corsi, non essendo appunto, non possiamo rilasciare al momento quantomeno certificazioni di sorta, quindi facciamo dei corsi propedeutici, quindi sono dei corsi mirati a determinate attività di volo. Uno dei corsi nostri principali è quello di preparazione e selezione alle compagnie aeree, o meglio definiti pre-assessment. Cosa vuol dire? Il pilota, una volta che viene e che presenta la sua candidatura alla compagnia aerea, una volta che viene selezionato è chiamato e viene presso di noi e noi abbiamo corso ad hoc appunto per affrontare queste interviste presso la compagnia aerea, un corso che dura 8 ore, 4 ore in aula e 4 ore di procedure al simulatore, e a quel punto la persona si presenta alla selezione presso la compagnia aerea. Dati statistici ci dicono che il 90% dei candidati che noi abbiamo preparato sono stati presi poi in compagnia aerea. Il corso base per gli appassionati di simulazione del volo è un corso di appunto, come dice lo stesso termine base, di conoscenza del Boeing 737-800 NG, quindi imparare a conoscere quelle che sono le procedure, le checklist, i vari apparati di bordo, come funzionano, e cominciare a conoscere e a imparare le procedure di gestione di questo tipo di aeromobili. Noi abbiamo, se le cose vanno come devono andare, abbiamo in programma l'allestimento di 2 simulatori nell'Airbus 320, che insieme al 737 sono gli aeroplani più diffusi al mondo in questo momento, sia a livello nazionale, europeo, che a livello su scala mondiale. E poi abbiamo anche in programma un addestratore procedurale strumentale basato sul cockpit di un Cessna 172-182. Persona, diciamo, posso accedere con il mio budget a questo tipo di esperienza? Beh sì. I costi non sono esorbitanti? No, i costi sono accessibili. Sono molto accessibili. Diciamo che a livello europeo quantomeno noi abbiamo, si può dire, i prezzi più bassi d'Europa. Compagnia aerea virtuale, la Euro Airlines. Sì, allora la Euro Airlines, come dico sempre a tutti, non abbiamo scoperto l'acqua calda, perché ce ne sono di tantissime, di molto più blasonate della nostra. La caratteristica di Euro Airlines, però, e stiamo cercando anche di fare accordi con altre compagnie virtuali oltretutto, nasce dal fatto che noi siamo l'unica compagnia aerea virtuale in Italia, ma mi risulta anche a livello internazionale, ad avere un simulatore per i propri piloti. Il pilota che fa domanda di ingresso all'Euro Airlines viene qui, fa una selezione con un vero pilota di 737, gli viene dato un grado se passa la selezione, quindi il primo ufficiale o comandante, e inizia la sua carriera. Quindi poi si vola in due, e quindi si vive una realtà che è molto simile, cioè è il virtuale che si avvicina molto al reale.
Noi dicevamo che questo simulatore qui non è certificato. No. Stai pensando di certificarlo? Ma è nei progetti. Dirò che non è una cosa semplice, perché ci sono da rispettare tutta una serie di procedure, di manualistiche. La certificazione ci porterebbe a uno sviluppo ulteriore della possibilità di utilizzare il simulatore, tanto che comunque questo andrebbe anche a impattare sui costi, quindi sul prezzo poi definitivo di utilizzo da parte degli utilizzatori del simulatore. Comunque sono cose tutte che insomma dobbiamo vedere. In Flight Sim Center, il software principale? Allora, noi abbiamo due piattaforme, usiamo X-Plane 9 e Flight Simulator X, opportunamente diciamo modificato per quanto riguarda le dinamiche di volo, gli scenari, così via discorrendo. Flight Simulator X è opportunamente modificato, nel senso che è stato implementato, come avevo letto anche nel vostro sito, uno scenario particolare, lo scenario di Sirius. Sì, noi stiamo utilizzando lo scenario di Sirius sia su X-Plane, la versione 9, che su Flight Simulator X. Cos'è Sirius? Sirius nasce da un progetto di collaborazione tra vari enti pubblici e privati, ed è uno scenario molto dettagliato di tutto il territorio nazionale, e nasce da una mappatura catastale del territorio. Che tipo di questi si possono simulare? Su questo simulatore noi abbiamo qui di fianco la postazione istruttore, l'instructor station. Si possono simulare tutte le emergenze che si possono verificare su questo tipo di aeroplano. Ogni compagnia aerea ha le sue procedure interne. Sono piuttosto complesse, poi cioè, qua si può fare anche una cosa del genere. Sì, noi qua possiamo simulare, infatti quando facciamo i corsi propedeutici per le lezioni tra le compagnie aeree o corsi di mantenimento, cosa che andremo anche a fare, a implementare ancora di più a breve, sono previste tutte queste cose, magari un infartuato improvviso a bordo, per cui c'è una discesa in emergenza, viene chiamato all'emergenza, il My Day, bisogna avvertire il controllo del traffico aereo, vengono autorizzate le precedenze in avvicinamento e quindi all'atterraggio, quindi anche perché noi mettiamo qui dentro, come accade poi nella realtà, i piloti in situazioni di grosso stress e tensione, perché devono saper gestire l'emergenza ma senza stress e senza emozione. Infatti penso che il 90% comunque della funzione basilare di un simulatore è proprio simulare tutto, esatto, quello che non è normale, esatto, in una condotta di volo. Esatto, anche perché al simulatore, a meno che tu non stia facendo una selezione, quindi di assunzione, gli errori vengono perdonati, una selezione difficilmente, naturalmente si viene scartati. Però in condizioni invece di addestramento e di mantenimento della quella che in inglese viene chiamata la proficiency, cioè l'efficienza dell'equipaggio, puoi provare di tutto senza causare danni a nessuno. Il servizio che noi offriamo è per tutti, non ci sono limitazioni, non facciamo né caste né lobby, è fuori dalla nostra politica generale proprio. Quello che vogliamo fare è diffondere la cultura aeronautica. Questa e le altre strutture che andremo a rendere operative sono a disposizione di chiunque. Facciamo una procedura, decolliamo da Milano Malpensa e andiamo a Bergamo Orio al Serio. La quota nostra sarà di 5.000 piedi. Adesso andiamo a leggerci 30 di costo index per l'esercizio, andiamoci a calcolare la rotta. Allora, Lime, attività.
faccia gli diamo una standard arrival su Bergamo, ILS 28, la eseguiamo, siamo pronti al decollo, mangio sulla cloche così, adesso metteremo l'autotrust. Oh, no, no, no.